Un 8 marzo di lotta a 360 gradi per sostenere le donne che hanno sulle loro spalle i lavori di casa, la propria famiglia e negli ambienti di lavoro sono ancora sottopagate e spesso vittime di molestie sessuali. E questo è lo spirito con cui lo Sly Cobas di Terra Ionica vive la giornata internazionale della donna, sottolineando che le principali conseguenze della pandemia ricadono proprio sulle donne, le prime a rischiare il posto di lavoro, come spiega Margherita Calderazzi. Anche con la pandemia è tutta la vita, e in particolare delle donne che viene messa in crisi, che viene ulteriormente peggiorata, perché il disastro della sanità poi vuol dire scaricare sulle donne tutta la cura, l'assistenza. Per noi non è affatto una ricorrenza né una festa. Noi lottiamo, le lavoratrici lottano da tanto e non aspettano certo un giorno per lottare, ma questo giorno per noi ha un significato importante e ce lo riprendiamo tutto ed è un significato di lotta in primis delle donne più sfruttate e oppresse, quindi della maggioranza delle donne.